Stai venendo in vacanza in Thailandia? Ti dico tre errori da non fare per organizzare la tua vacanza. Argomento numero 1: non fare troppo affidamento sui video degli youtuber barra influencer. È normale guardare un video e prendere spunto dall'esperienza di qualcuno che ha già fatto quello che volevi fare tu. Gli youtuber barra influencer, quelli che hanno migliaia di visualizzazioni e che hanno anche migliaia o milioni di iscritti, spesso è gente che magari 9 su 10, anzi senza magari, la Thailandia non l'ha mai vista o forse l'ha vista una volta o due. E capirai bene che l'esperienza di cui ti stanno parlando, l'esperienza che stanno vivendo e dalla quale tu ne stai traendo spunto per organizzare la tua vacanza, è un'esperienza da vacanziero, che non voglio dire che sia giusta o sbagliata, ma è diversa da chi vive in loco, come in questo caso, stai guardando un mio video, o magari posso, non so, magari capiti in un video di Paride, di Phuket, che tra l'altro colgo l'occasione per salutare, o magari vai su un social, cogli l'occasione e capiti sulla pagina di Cristiano di Colipe, capirai che c'è una bella differenza, se non un abisso, tra l'esperienza di chi vieni in vacanza o di chi vive in loco. Con questo non ti sto dicendo di non guardare i video degli youtuber influencer, quelli con migliaia di visualizzazioni. Il loro punto di vista potrebbe essere un punto di vista influenzato magari dalla tendenza, dal lato glamour. Non andresti a vedere magari quella che è la realtà oggettiva di quella determinata situazione. Fai delle ricerche più approfondite e magari dai a preferenza a chi in loco ci vive. Punto numero 2: non fare troppo affidamento alle recensioni delle strutture che vedi su TripAdvisor piuttosto che Booking. Le recensioni che troverai delle strutture 3 stelle, ostelli, pensioni, bed and breakfast, tutte quelle categorie dove il pernottamento costa poco, saranno tutte recensioni di soddisfazione da parte dell'utente, di chi c'è stato, perché queste persone hanno speso poco. E magari potresti cadere nell'errore che ho fatto io. Un anno e mezzo fa sono venuto da Samui a Bangkok, ho soggiornato per 2 notti a Bangkok, ho scelto un hotel nella zona centrale, un hotel che costava poco, un hotel 3 stelle. Se non l'hai visto il video, te lo metto qua sopra in descrizione. E l'errore che ho fatto è stato scegliere l'hotel solo perché aveva un prezzo accessibile. E in questo caso non sono andato a vedere in fondo, non ho fatto bene uno scroll down dei commenti, dove ho visto poi in seguito che c'era anche chi aveva segnalato che l'hotel era sporco e gestito male. E infatti quelle 2 notti non ho dormito benissimo e non me la sono passata come volevo io, perché l'hotel non era pulito, in camera c'era polvere, in bagno non ti dico cosa ho trovato. Quindi a sto punto, per farti capire quello che sto dicendo, ti invito anche ad andare a guardare le recensioni degli hotel 4 stelle più, 4 stelle e mezzo, 5 stelle. Non ti sto dicendo che li devi prenotare, ma di guardare questo tipo di recensioni, perché sono recensioni che non sono basate sul prezzo, ma che sono basate sulla soddisfazione della struttura. Quindi un cliente è stato bene perché? Perché ha trovato magari piuttosto che uno, due, tre ristoranti, italiano, la pizzeria, l'internazionale, il ristorante a tema, il ristorante local, l'hotel dava servizi gratuiti a chi soggiornava, magari la navetta con l'aeroporto, piuttosto che la barca sul fiume per andare da un posto all'altro, piuttosto che il wifi H24 con la velocità illimitata, piuttosto che la cordialità e l'efficienza del personale in loco, che è molto importante. Se devi prenotare una struttura di medio-basso livello, non affidarti soltanto ai commenti di TripAdvisor o Booking, o se ti affidi a quei commenti, leggili bene, indaga bene sulla struttura. In alternativa, io ho creato anche un gruppo che si chiama Vacanza in Thailandia, un gruppo Facebook. Puoi accedere al gruppo, vai giù in descrizione, clicca sul link, io ti farò entrare. E lì potrai postare il tuo dubbio, la tua domanda, e magari chi c'è già passato al posto tuo ti potrà rispondere. Terzo punto: non limitarti rigorosamente al budget programmato. Voglio inoltrarmi nel luogo più comune che riguarda la Thailandia, che in Thailandia costa tutto poco e che è tutto cheap, che è tutto economico. Non è vero, non è così. È vero che puoi spendere poco, mai poco. È come vero che più spendi più hai, perché tutto il mondo è paese. Veniamo al tuo esempio: magari devi fare 2 settimane in vacanza. Hai un ipotetico budget che, non so, presumo magari 1.500-2.000 euro, e magari arrivando in loco ti precludi di fare certi tipi di esperienze, magari, non so, una cena in spiaggia, magari preferisci affittare una moto meno bella ma che costa meno, magari preferisci fare un tour di bassa qualità perché costa poco. Magari, come nel mio caso, io organizzo tour in loco con la guida in italiano,
sono tour che costano di più di Get Your Guide perché sono tour che hanno più qualità e in più hanno la guida in italiano. O magari ti precludi una cena in un buon ristorante, magari da 10 giorni, 2 settimane che sei in Thailandia, vuoi farti una cena con i controfiocchi, una bella bottiglia di vino, perché il vino in Thailandia costa molto di più che in Italia perché è un prodotto importato. Magari vuoi farti una pizza fatta bene, un buon piatto di pasta, un buon piatto di carne, un buon piatto di pesce, vuoi mangiare, vuoi fare una cena di qualità e te la precludi perché non stai dentro il budget. Questo secondo me è un grande errore che potresti fare, così come può essere la cena possono essere altre situazioni. Se tu vuoi fare quella vacanza e la vuoi fare perché vuoi spendere poco, è un conto, ma è anche altrettanto vero che se devi per forza spendere poco non avrai certe situazioni belle come potrai averle spendendo quei 10, 20, 50, 100 euro in più, dipende dalla situazione. Quindi per quanto riguarda questo terzo punto, secondo me la chiave è la flessibilità. Non dico per forza che devi spendere più della norma o che devi raddoppiare il budget. Ti capita quell'occasione dove spenderai quei 10, 20, 50, 100 euro in più, spendili e sii felice perché sappi che quei soldi che stai spendendo in più miglioreranno la qualità della tua vacanza. E sono sicuro che a fine soggiorno non vorrai ricordarti di una vacanza dove hai soltanto risparmiato, ma vorrai ricordarti anche di una vacanza dove c'è stata qualità. E così con questi 3 semplici punti si conclude il mio video. Mi auguro che tu possa farne tesoro. Se hai tempo di fare ricerca e hai tempo di organizzarti una vacanza, vai a fondo sugli argomenti, vedi più fonti e poi ne trarrai le tue conclusioni. Ti ricordo come sempre, iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto per rimanere aggiornato sui prossimi video. Se hai apprezzato il video, se hai apprezzato il contenuto, lasciami un like che tanto male non fa. Da Bangkok è tutto e come sempre, se ti andrà, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!